Benvenuti, questa è Rebus, questione di conoscenza. Andiamo a scoprire la presenza di oggi. Questa sera la presenza di Rebus è Stefano Zecchi. Molto spesso facciamo in modo che la TV si impadronisca del nostro tempo perché non abbiamo nulla di meglio da fare. Che cosa ci sta succedendo? Questa è un'altra piccola provocazione che ho fatto aprendo il libro, cioè quando è che guardiamo la televisione, diciamoci la verità, quando non abbiamo meglio da fare, perché faccio fatica a pensare che qualcuno dica no, non vengo stasera a cena perché voglio vedere la televisione, no, non vado in campagna o al mare perché non ho la televisione, voglio vedere stasera cosa c'è in televisione. Semmai può capitare per una partita di calcio oppure per notizie di grande interesse, ma se no la televisione arriva a colmare un vuoto. Solo che ecco, questo però, vuoto torniamo... è un vuoto molto delicato, perché è il nostro momento di maggior debolezza. E oggi quale dovrebbe essere il ruolo della televisione? Ma non ha una funzione specifica, se non il rispetto del telespettatore. Allora, certi programmi come questi dei reality, io li critico perché in fondo sono una mistificazione già di partenza, cioè non hanno niente di reale. E in secondo perché sono stati osannati anche dai critici, soprattutto dai critici, perché si pensava che potessero sostituire i talk show, che hanno un conduttore, quindi che hanno una costruzione, mentre lì è direttamente sul campo il protagonista. Invece non è affatto vero, per poi i talk show certo hanno una struttura tradizionale di conduzione, però si è visto che anche i reality, se non hanno un vero, valido direttore dell'orchestra, quindi un conduttore, non funziona. Ecco, entriamo allora a gamba tesa nel problema, diciamola tutta, così com'è. Il reality avrebbe dovuto, in teoria, o potuto soppiantare certi talk show, però le dinamiche sono completamente diverse. Nei talk show ci sono degli ospiti portatori di una certa conoscenza, intellettuali, scienziati, professionisti. Nei reality invece chi è che troviamo? No, si pensa che troviamo un'estrazione del livello culturale italiano, forse? No, è una mistificazione. Noi non abbiamo vera divulgazione. Allora, nel mondo intellettuale, penso al mio, a quello universitario, fare della divulgazione significa quasi pensare di diventare intellettuali di serie B o C. Mentre questo non è affatto vero, d'altra parte grandi paesi, grande tradizione culturale, democratica come l'Inghilterra, come la Francia, soprattutto l'Inghilterra nel caso della divulgazione scientifica, arrivano a dei livelli straordinari di comunicazione. Allora, un conto è la ricerca, quella che io posso fare, comunicare all'università, un conto è questo. E questo è importantissimo, perché tu hai... Professore, lo immaginavo anche prima che cominciassimo questa... Sono perfettamente, totalmente d'accordo con lei.